Trentino Alto Adige, com'è andata la campagna referendaria questi 2 giorni di Gazzevate per il referendum? No, è andata bene, era un po' un'incognita capire se da parte della gente c'era interesse o meno sui temi proposti dalla Lega. L'interesse c'è e ora continueremo nei prossimi fine settimana con una presenza ancora più massiccia di gazebi sul territorio. Senta, un altro scontro che si è consumato proprio in questi giorni all'interno della maggioranza è quello tra il ministro della pubblica amministrazione Madia e quello dell'istruzione Giannini. Madia aveva detto che aveva proposto di assumere un funzionario per ogni 3 dirigenti prepensionati. Allora, questa staffetta generazionale sarebbe possibile? Porterebbe qualche vantaggio oppure no, secondo lei? Noi crediamo che una staffetta possa essere di per sé utile anche per dare la possibilità ai nuovi giovani di entrare. Ora bisogna capire in quali amministrazioni e di quale parte del paese questa staffetta viene fatta, perché in alcune amministrazioni del nord il numero di dipendenti è relativamente diciamo fisiologico, modesto. In alcune amministrazioni del sud il numero di dipendenti è elevato e quindi non serve nemmeno una staffetta, occorrerebbe non assumere e bloccare le assunzioni. Quindi questo è un discorso che va approfondito anche area per area del paese. Ci pare poi ci sia uno scontro anche su diversi settori tra i due ministri. Chiaramente uno difende una parte di interessi, l'altra difende l'altra.